Ciao a tutti ragazzi, oggi qui con me c'è il buon Fabio Ciao a tutti! e oggi vi faremo vedere come montare la RAM sul proprio computer. Allora, come potete vedere io monto 6 GB di RAM e adesso vi farò vedere, io monterò un banco da 2 GB perché uno l'ho già montato e vi faremo vedere come montarlo correttamente. Allora, dopo aver spento il computer, staccate tutti i vostri cavi e una volta smontato il pannello laterale, che solitamente è quello dove ci sono i buchi per la ventola, adesso faccio vedere che lo stacco, io l'avevo già smontato le viti, dovrete cercare di individuare la vostra scheda madre e gli slot per la RAM. In questo caso i miei sono qua e infatti vedete che ho qua la RAM di serie e qua la RAM che ho montato prima e questa e quella nuova che è uguale. Allora, nel mio caso, come potete vedere, ci sono dei banchi neri e dei banchi blu. Sono due neri e due blu alternati. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se avete comprato due RAM uguali, è buona cosa montarle entrambe sul colore, sul stesso colore, perché questo permette un'elaborazione più veloce dei dati, quindi le RAM funzionano meglio. Se invece avete una singola RAM nuova, potete scegliere il colore che preferite, non cambia nulla. Allora, adesso vi faremo vedere come montarla. Allora, solitamente in un lato troverete dei bloccanti bianchi senza il rialzino, che vuol dire che qua comincerete a inserire la RAM da questa parte. In mezzo ci sarà anche un piccolo blocchettino che vi indicherà la direzione in cui la RAM va inserita. Invece dalla parte opposta il bloccante si può rialzare perché appunto qui andrà inserita la seconda parte della RAM. Adesso vi faccio vedere il mio bloccante di qua è già alzato, quindi adesso inserisco la RAM prima di qua e poi dalla parte del bloccante. Fate attenzione anche ai cavi e quello che vi circonda. Ok. Una volta inserita dovete premere bene entrambe le parti, dalla parte dove non c'è bloccante dovete sentire un click e dall'altra dovete riuscire a rimettere a posto il bloccante, se no vuol dire che la RAM non è ancora inserita. Quindi ora qua ho fatto il click, di qua ho spinto giù, il bloccante però non entra ancora, quindi devo, ecco qua, è entrato. E quando siete sicuri che tutto è entrato correttamente, potrete rimontare il pannello laterale. E adesso vi farò vedere al computer acceso. Dopo aver acceso il computer, dovreste vedere nel vostro BIOS la nuova RAM aggiunta. Infatti, come potete vedere, io sono passato da 6 GB di RAM a 8 e la frequenza è questa. Infatti, io montavo una RAM 1600, queste qua sono tutte e due da 1193. Infatti, la RAM più potente si abbasserà alla stessa frequenza di quelle più deboli. Quindi, il tutorial per oggi è finito. Se non avete capito qualcosa potete scrivere nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale per nuovi video. Bella!